Le imprese pubbliche di servizi escono dai confini locali, affrontano la competitività del mercato. Il comparto pubblico cambia dunque strategia, allarga il fronte dell'offerta, raccoglie la sfida della liberalizzazione. È una scelta, ma è anche una scelta obbligata. Ormai è avviata la liberalizzazione dei servizi pubblici locali e le imprese emiliane, che costituiscono un patrimonio piuttosto importante per risultati raggiunti, per efficacia nella gestione di questi servizi, per competenze tecnologiche, hanno un'alternativa entro la quale devono scegliere, o rinchiudersi appunto nei confini degli ambiti che attualmente sono da loro serviti, oppure affrontare la sfida della liberalizzazione, che è anche una sfida competitiva. Cinque imprese dell'Emilia-Romagna hanno sottoscritto un accordo di coalizione, un progetto di joint venture per acquisire attraverso una forte alleanza sinergica servizi sul territorio nazionale ed anche su quello estero. Sono la Gaccia di Reggio Emilia, l'AMI di Imola, l'Area di Ravenna, la CIS di Forlì e la SEABO di Bologna. Operano tutte nel comparto dei servizi energetici ed ambientali, delle forniture di gas ed acqua. Con questa esperienza il CISPEL punta a creare un sistema nazionale di servizi pubblici industrializzati, aperto anche al capitale privato. L'obiettivo è quello di offrire una più alta qualità dei servizi, un migliore rapporto col cittadino utente, di aprire spazi a nuovi posti di lavoro. Oltre a questa iniziativa, la regione ne sta avviando altre, un pool di imprese per lo sfruttamento dei giacimenti metaniferi.